Ciao a tutti amici e amiche di IndioChannel, settimo episodio del ricatto Europa Universalis 4 Mare Nostrum con l'Etiopia. Un'Etiopia che nello scorso episodio, Good Harvest, sì, ci voleva, grazie. Nello scorso episodio ha combattuto due guerre, una terrificante contro Mogadiscio, una guerra praticamente persa, siamo riusciti a strappare soltanto un territorio e a andarcene a gambe levate. Gestita male da parte mia, devo proprio confessarlo, e un'altra, forse un pochino la fretta, un'altra contro Medribar invece che è andata molto bene perché siamo riusciti a annettere definitivamente lo stato copto che sta sul Mar Rosso e adesso finalmente confiniamo contro i nostri amici mamelucchi che sono i nostri rivali storici. E a questo punto, in questo episodio, sapete già che quello che voglio fare. Sto cercando di annettere intanto Ajuran, ci costerà un occhio nella testa, ma va fatto. Stiamo migliorando le relazioni con Fuji perché li dobbiamo vassallizzare. Stiamo migliorando le relazioni con gli ottomani e Costantinopoli. Perché? Perché sì. Perché mi farebbe piacere migliorare i rapporti con loro. Aspettiamo che questi rapporti arrivino a conclusione, dopodiché inizierò a fare i casus belli contro i mamelucchi. Punto. Questa è la situazione attuale. Da un punto di vista, stavo per cliccare sulla X, da un punto di vista della Religious Unity finalmente le cose vanno un po' meglio, dopo tanto tanto tempo, grazie alle conversioni. Al momento, come potete vedere, il Corno d'Africa è completamente coptic e alcune piccole province dell'Arabia si stanno convertendo al cristianesimo etiope, quindi al patriarcato della nostra capitale, che non ricordo mai il nome perché, come avete capito in questa partita, la geografia mi confonde, è Debreberan. Sì, questa è ancora la mia capitale. Ottimo! Mi serve Diplomatic Reputation, questo è importante per fare vassalli, not trade efficiency. E dobbiamo migliorare il manpower, perfetto, e questo va bene, ci arriveremo pian piano, però prima di migliorare il manpower devo migliorare l'esercito, perché con l'esercito che ci ritroviamo adesso facciamo schifo al maiale. Magari possiamo disattivare i forti, questa è un'idea. Ok, intanto Funge è a 200 relazioni, non possiamo migliorare oltre e abbiamo bisogno di 24 punti per vassallizzare. Proclamiamo la garanzia a questo stato africano. Questo è uno stato centroafricano, un regno tribale che è arrivato praticamente colonizzando in qualche modo. Forse però non hanno idea di colonizzazione e non hanno neanche le tradizioni nubiane, tasse e diplomatic relations. È una cosa strana. Sono riusciti comunque ad arrivare nella terra. Un tempo era terra di nessuno, Wasteland. Bah! Non lo so. Il clero vuole sempre province. Allora, dov'è quella provincia copta che avevamo qui? La diamo al clero. Cultura beduina. Quindi Yazan diventa gestita dal patriarcato di Debreberan. E ok, abbiamo sistemato le relazioni con gli ottomani. Vai. Spy network con i Mamluks. E poi facciamo anche il controspionaggio con i mamelucchi. Però mi serve la Diplo Reputation. Non ce la facciamo. Va bene. Controspionaggio 12. Questo aumenta il costo dello spionaggio ai nostri amici mamelucchi. Allora, Shamar è alleato degli ottomani. Sì. Yemen è alleato di solo mamelucchi. Quindi quando io dichiarerò guerra ai mamelucchi, anche lo Yemen entrerà in guerra. E io... Ok, nuovo matrimonio reale. Ed io potrò magari selezionarli come co-belligeranti in modo da strappare questi territori. Questo farà arrabbiare Shamar, lo so, ma Shamar ha paura di noi. Quindi, tutto sommato, pazienza. Ah, un'altra cosa che volevo fare era attaccare Lodia, però purtroppo avevo ancora il matrimonio reale, quindi aspettiamo. Allora magari possiamo attaccarla più avanti. Un tempo erano tutti i miei alleati, a un certo punto mi sono rotto le scatole, vista la loro stupidità, il modo in cui mi facevano perdere le guerre, ho detto boom, basta, non me ne frega niente. Mok e Sana, dove sono? Dove sono Mok e Sana? Uno. E Sana non so dove sia. Ah, qui.
Perché qui abbiamo rischi di rivolta. Ok. Bigger Army, non so dove, ma va sempre bene il Bigger Army. Ok. Continuiamo ad aumentare la fanteria. Adesso i separatisti yemeniti dovrebbero arrivare a zero. E poi devo portare gli eserciti a Massawa, Mendefere e Damasien. Separatisti di Mendripari, va bene. Non è un problema. Tanto Jedha e Wusta diventeranno Coptic a loro volta. Quindi, come sempre, tutto questo fa molto bene la Religious Unity, che fa bene a combattere la corruzione. Perfetto. E adesso i missionari sono veloci a convertire, finalmente. Oh, siamo tutti. C'è una successione. Johannes è morto. E c'è un pretender che è uscito. A Berbera 10.000 uomini. Johannes I è il nostro... No, allora... Ok. È morto Solomon. Johannes I è il nostro re, però abbiamo un... Pretender etiope, va bene. Me lo aspettavo. Mi aspettavo una cosa del genere, purtroppo. Adesso abbiamo 51 punti di legittimità. Questo è un po' un problemino, ma faremo il possibile per gestirlo. A questo punto serve un generale normale. Ma questi i miei uomini contro 10.000 ribelli, penso che gli fanno il mazzo. Vai. Allora, il nostro force limit adesso è 31. Sì, però non abbiamo i soldi per gestirlo. L'inflazione è sempre rampante, però io quasi quasi porto 10 lo sviluppo affinché la produzione di oro vada a 5. Quindi abbiamo un ducato in più tutti i mesi, grazie allo sviluppo a caffa. E adesso dobbiamo iniziare a riflettere sull'aumento della stabilità. E comunque dovrebbe essere scontata grazie anche alle idee religiose, se non sbaglio. Sì. Va bene, si può fare. Più due punti di stabilità. E quindi abbiamo il nostro nuovo re. È il terzo imperatore degli Etiopi. Ha 51 anni, è un 2-2-2. E ha un figlio che ha 0 anni, che è un 3-2-2. Cose iniziano a farsi un po' difficili, fatemelo dire. Diplo Reputation più 1. Ah, intanto c'è morto... Vabbè, questo va bene, risparmiamo. Diplo Reputation più 1. Allora, adesso abbiamo soltanto un bel meno 9 per offrire il vassallaggio a Funj e farci accettare. Quindi... Potremmo cercare di... Sto riflettendo. Potremmo cercare di migliorare l'esercito, di migliorare le relazioni. Qui però purtroppo non possiamo farci molto. Tanto qui ad Alodia. Ah no, scusate, devo fare i claim su Akin e Halaib. Quindi su Akin e Halaib adesso abbiamo il claim, possiamo già attaccare volendo i mamelucchi. Yemen, Karaman, Fez e Shamhar. Oppure potrei attaccare lo Yemen e tirarmi dietro i mamelucchi e basta, questa è un'altra idea. Può essere un'idea, via. Dai, facciamo il network in Yemen per fare i claim. Il problema è che tanto con questo manpower dove voglio andare? Mi viene da piangere. Spy network, via, avanti. Quante volte ho detto via? Basta. Devo più dirlo. Meno 9. Allora, signori, aspettiamo. Siamo pazienti. La cosa che mi impressiona è che a distanza di quasi un secolo di gioco, dall'inizio della partita... Nonostante
terribile malus tecnologico, sono riuscito a tenere le tecnologie abbastanza in alto. E ovviamente quelle amministrative sono più scarse perché ho sbloccato le idee religiose, però le ho completate tutte. E questo è veramente un gran vantaggio, sia per i casusbelli, sia adesso per la stabilità, abbiamo molte meno ribellioni, eccetera. Le autonomie 25%, lo so, la nobiltà, non posso farci niente. E qui finalmente posso sbloccare il military drill. Fort defense più 20, morale degli eserciti più 15. Ok, perfetto. I prossimi punti si buttano in tecnologie, però. Perché ci serve, sì. Avere i mossi horsemen, la cavalleria mossi. Allora. 3.3. Ah, Mamelucchi hanno dichiarato guerra dall'Udia. Questa me la guardo mangiando i popcorn. Allora, abbassiamo la velocità. I Mamelucchi che hanno 17.000 uomini e 23.000 riserve. Vediamo chi è che ha. Soltanto i Mamelucchi. Contro l'Udia che invece è scarsissima. Quindi, buon divertimento. Mi sa che se la papperanno. Scatole. Va bene. Vedo l'ora che gli ottomani attacchino. Vediamo se sono in tregua contro i Mamelucchi. No, no. Quindi potrebbe essere l'occasione buona per loro. Ok, qui Yemen abbiamo fatto il nostro bel network, iniziamo a fare claim ovunque, come se non ci fosse un domani. E qui abbiamo il nostro bel 27%, ok. Quasi quasi è il momento di fare delle costruzioni come dei mercati. Questi. E li devo fare però dove ho tanti punti. Ad esempio qui. No, beh, no, qui un cazzo. Qui 0,78 più 1 e 19 più 5,78. Golfo di Aden, Zeila, perfetto. E poi anche Aden, e non ci ho pensato. Ad Aden c'è già, ecco perché. Però il mercato in questa città di Zeila sarà ottimo, un'ottima idea. Allora, mentre i Bari comunque il fatto è che i ribelli scendono sempre di più, quindi penso che non si ribelleranno mai. Mamelucchi adottano il titolo di califfato. Li stanno prendendo da Aludia, com'è possibile sta cosa? Capirò mai. Vabbè, adesso noi possiamo fare ben poco, magari. Avere un. No, reinforce speed no. Vorrei avere qualcuno che migliora la crescita del manpower, ma non ce l'ho. Pazienza. Adesso mi faccio ancora un claim a Asir, magari. E poi basta. Adesso ho tutti i casusbelli del mondo e tutti i claim che voglio per attaccare lo Yemen. Però mi serve il diplomatico più che altro. Chiedo il trade power a Funge. Se perdiamo altra legittimità è un casino, no? Dobbiamo perdere stabilità. Peccato. Quando muore questo sovrano? Spero presto. Tanto vabbè, per una decina d'anni una pace mi va bene, quindi anche un bel consiglio di reggenza 444, perché no? Adesso vedete che comunque la religious unity alta mi permette di tenere il combattimento alla corruzione bassa, la corruzione comunque rimane ferma. Convertire Katiri King da Sanaha sarà difficile. Mi serviva il tizio che aumentava la forza dei nostri amici. Inquisitori. Noi continuiamo a migliorare tutte le relazioni. Possiamo a questo punto richiedere di condividere le mappe, ma se me lo metto come vassallo, le mappe secondo voi non si condividono automaticamente? Lo scopriremo. Siamo a meno 8 adesso. Meno 8 per l'economic è perfetto. L'economic base compared to fungi, ok.
Offer military access. Siamo best buddies, come si suol dire. E tanto prima o poi avremo delle rivolte, quindi è inutile. Arrivare a 37.000 di manpower. Lunga strada. Però poi quando ce l'ho dichiaro guerra ai mamelucchi li asfalto. È brutto. Vediamo i mamelucchi che idee hanno. Hanno anche loro le difensive, cazzo. 4 amministrative, 2 difensive, quindi hanno anche loro più 15% al morale. Odiosi. E le loro idee nazionali? Cavalry Combatability più 10, Trade Steering più 25. Più prestigio, vabbè. Stacci loro. Stabilità che arriva così, gratis, ottimo. Oh. Questa mia è nuova, comunque va bene. Il problema è che... Meno 31, perché? No, dai. Si sono presi Al-Qadirif in qualche modo. Ungi. E i mamelucchi si sono presi tutta sta roba, va bene. Quindi adesso io non riesco più a vassalizzarmeli perché siamo a meno 31. Prima eravamo a meno 9. Ethiopian economic base compared to Fungi. Mi viene addosso una rabbia. Che due coglioni. Non mi serve più. No, vabbè. Questo sta facendo, sì, protezione del commercio, va bene. Va bene ragazzi, dai, allora io direi di fare una cosa. Andiamo a vedere tra le nostre città quali sono quelle con il massimo manpower. No, 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 sto facendo un errore. Non stavo pensando, onestamente. Manpower, ok, Arsi, Shewa, Mendefera, Kaffa. Arsi dove si trova? Arsi Sheo, dove Arsi? Ok, la trasferiamo nella grande città del manpower. Benissimo, Barracks. Qui facciamo 1-1 e così possiamo portare su anche questo. Poi l'altra qual era? Shewa Mendefara Kaffa Hamasien. Shewa Mendefera Kaffa. Kaffa ce l'ho. Barax sì. Shewa ce l'ho. No. Facciamo le Barax a Shewa. E poi a Mendefera. Ok. Ci sono già. Va bene. Intanto guardate che gli Yemeni Separatist con la nuova stabilità praticamente stanno a zero. No, non ce li abbiamo più i ribelli, vai, fantastico. Basta tenere le cose come stanno. Quindi questi scenderanno molto presto e questi pure. Production efficiency non mi serve. Mi serve qualcuno che mi fa convertire più in fretta. È grandissimo. E qui mi serve qualcuno che migliori la crescita del mio manpower. Perfetto. Ok, adesso con questi advisor sembra quasi che abbia barato, ma è venuto così, ragazzi. È venuto così, non ho assolutamente influenzato. Meno 34, no, non ce li passalizziamo più questi ragazzotti, però adesso non appena i mamelucchi sono in guerra contro gli ottomani, io li sfondo. Attacco lo Yemen, prima di tutto. Conquisto tutto lo Yemen in modo da avere i punti vittoria, poi torno in Africa e inizio a salire e cerco di fare il possibile. Yemen, Karaman, Fezzan e Shamal. Sì, devo attaccare soltanto loro però, perché sennò sono sotto loro. Qui dovrei fare un forte per proteggermi dallo Shamal. Bel casino in cui mi sono cacciato. Ok. Perfetto.
Inizia la conversione delle ultime cinque città islamiche di Etiopia. Quando avremo raggiunto gli Stati Uniti al massimo, veramente canterò il peana. Troppo felice. Allora, root out corruption, come siamo messi? Meno 3. Ah, ricercatori rigorosi, ma che bravi. Peccato che ci servono un fottio di punti. Westernizzare o non westernizzare? Bah, a parte che questo problema si porrà fra un secolo, se non di più. Se non westernizzo, posso vassallizzare arabi e indiani e orientali. Se westernizzo non posso fare sta cosa. È anche vero che non so se porterò la partita talmente avanti da dover westernizzare degli indiani, però je ne sais pas. Intanto continuiamo con... Oh no, l'erede malato. L'erede malato è, bu è buono questo erede. Medicus è sopravvissuto. Piu. Wow, è andata bene. Un tiro, un testo croce. Figata. Allora, la nostra missione di reintegrare il manpower, che cosa dice? 90%. Va bene. Comunque, un po' di diplo reputation serve sempre, anche soltanto per velocizzare l'integrazione. Che palle, ma che palle, soltanto per velocizzare l'integrazione di Ajuran. Sapete che quasi quasi voglio cambiare il focus, adesso lo metto militare perché ora ho le idee militari, non devo fare tanti core. E di punti amministrativi ne ho abbastanza. Sì, decisamente. Perché ho ancora dei forti che sono attivi? Mi sono dimenticato di disattivare questo. Allora, non ho ribelli in giro. Quindi potrei magari piazzare qui tutto l'esercito, decisamente. Supply limit 21, supply limit 21. 22. Il punto è che io posso permettermi un esercito di 33 e qui ho al massimo il mantenimento, quindi portiamo il mantenimento basso. Ah, ma adesso abbiamo addirittura 42 di maximal manpower, ecco perché ci mette così tanto. Ho capito. Ho capito. Va bene. Quando arriviamo a 40, 39, 40 dovrei avere finalmente la missione compiuta e per la prima volta nella mia storia di questa partita abbiamo un manpower alto. Attenzione perché possiamo avere più 5 stati in più e possiamo fare le courthouse. E possiamo passare l'atto di uniformità. Missionarista in più 1. Caspita, questa è veramente... è tanta roba. Tantissima roba. Adesso convertiamo praticamente qualsiasi provincia in 2 anni. Fantastico. Ok, National Rest meno mezzo e perfetto, conquista Beja perfettamente, rimuovi Mogadiscio dalla mappa, no, conquista Beja mi piace perché qui potrei fare land maneuver, no, non mi serve, mi serve la tecnologia militare livello 10, i Mamelucchi hanno già la 10 infatti, devo aspettare che siano in guerra contro gli ottomani perché se no non ha senso, devo sperare che gli ottomani entrino in guerra contro di loro. Comunque, bando alle ciance, abbiamo combat whip più 10. Va bene. Quindi combat whip in totale dovrebbe essere 25. E quindi abbiamo 13 fanti e 4 cavalieri, arriviamo a 17. Facciamo 16, 8. 16, 8, 24, 29 con... E quindi facciamo 30, dai. Il punto è che non so se ho una provincia che mi... Fort Defense... Siege Ability. Non so se ho province che mi tengono... Ma che... Il limite di mantenimento sopra il 30, tutte attorno al 20 in Africa. Non è un problema, a questo punto divideremo. Farò due eserciti da 15. Che non è neanche una cattiva idea, tutto sommato.
Il problema sarà mantenerli al massimo. L'erede si è di nuovo ammalato, ma che due coglioni. E l'abbiamo di nuovo salvato col Medicus. Amico mio, c'è una salute un po' del piffero. Fatelo dire. Ok. C'è quasi tutto. Adesso ovviamente abbiamo un sacco di problemi di natura. Di mantenimento. 14 e mezzo di qui, 14 e mezzo di lì. Vai. L'impero. Il nostro grande impero etiope. Adesso 30.000 uomini in campo e 35 pronti ad entrare. Questo significa che, cari mamelucchi, dovete stare attenti. Quanti uomini hanno? Mamlex, 19. Dai, va bene. Alziamo il mantenimento. Alziamo i forti. Vediamo di quanto stiamo sotto di 3. A questo punto cacciamo questo e cacciamo questo. Perfetto. E che dire? Io porterei 15.000 uomini in Yemen, 15.000 li tengo ad Enderta. Dovrò reclutare un altro generale. E ragazzi, 41 mesi, perché vabbè, ho licenziato l'inquisitore, però l'ultima città islamica poi sarà convertita. Poi immagino ci saranno quelle yemenite, però la mia religious unity è tosta, è 96. Yes. Perfetto. E l'integrazione di Ajuran continua ad andare avanti lentissima. Stabilità più 3, wow. Incredibile. Incredibile davvero. 19-23. Ok. Caro Yemen, ti scrivo. No, tengo un generale solo, dai. E dichiaro guerra. Chiamo Funj, decisamente. Guerra santa. E amici, io credo di potercela fare. Forse ho anche i soldi per... Magari. Avrei voluto i soldi per qualcuno che mi aumenta la disciplina. Speriamo. Ho il morale. Morale va bene, morale va bene. Il 10%, ok. Perché comunque quando scendono, eccoli qua, con i loro 19.000 ragazzotti, io posso farci poco. Mi ritiro. Aspetto che loro scendano in Etiopia e che si prendano attrito. Ho sbagliato, devo fare conquiste in modo da in modo da avere l'obiettivo. Ho fatto un erroraccio. Adesso vedo che i musulmani, sì, i mamelucchi, che comunque sono musulmani, sì, stanno attaccando Funj direttamente. Quindi hanno questa strategia diversiva. Va bene. Però noi velocissimi dovranno cercare di prendere. Siamo fatti prendere una provincia dallo Yemen, tanto siamo bravi. Ok, Sanaa, convertiti gli eretici. Ok, intanto le battaglie le stiamo vincendo anche noi. Uji deve tenere duro. Ok. Ok, lo Yemen è andato, proprio partito, forever and ever. E qui abbiamo Ajuran che ci sta dando una bella mano, attaccando addirittura la fortezza di Aswan, che è una fortezza importante. Ok. Perfetto. Quindi mi immagino i Mamelucchi presto che cercheranno di riprendersela. Però adesso la guerra è veramente ad armi impari. 29 contro 12, 12 contro 6, 8 contro... Stiamo combattendo contro qualcuno, aspetta. Ah no, sono i mamelucchi che sono saliti. Però veramente qui hanno fatto i conti senza l'oste. Perché adesso porto in Egitto 30.000 uomini leggermente incazzati. Con il morale a 4-17, che è più alto del loro sicuramente. Almeno me lo auguro.
Erano da Bib prima, alla Ib, dove cazzo sono adesso? Vabbè, noi prendiamo queste province intanto. Poi sbucheranno. Gli ordini monastici, piano, fermi. Cerca di gestirli. Perdiamo stabilità. Salvaguardali, più una stabilità. Perdiamo stabilità, ma perdiamo anche dell'autonomia, e questo non è mai male. Ah, eccoli, li stavo semplicemente cercando. Quindi 20.000 contro 15, velocità 2. Loro hanno il morale un filino sotto il mio e siamo praticamente ad armi quasi pari, però io ho un secondo esercito che loro non hanno e quindi adesso li distruggo. Bravi, bravi, bravi Mamelucchi, bravissimi. Vi spacco le ossa. Quindi l'esercito più grande sale, va ad Aswan, e l'altro rimane dietro a fare i ghirigori. Perfetto. Benissimo. Velocità 5, facciamo cadere Aswan e andiamo in marcia verso il Cairo. Spero che a sud siano i miei alleati e i vassalli a gestire la situazione. E cazzarola. Tanto costiamo un palazzo, 77 ducati, sì certo. Guardate chi è arrivato a nord, non me ne ero accorta. Al Cairo forse c'è già qualcuno che si sta divertendo. Pare di sì. Va bene, dai. Non ha più senso. I Mamelucchi sono cadaveri che camminano. Cerco di strappare più territori possibili qui sotto. Il problema è che avrò molta aggressive expansion perché non sono co-belligerante contro i Mamelucchi. Però Aswan, se riesco, me la piglio. Spero. Scusa? Veramente? Ah, perché avevo 1.000 uomini, ho capito. Capito, capito. Mi ero un attimo spaventato all'inizio. Va bene. 49%. Ok. Riportiamoci a casa i ragazzi. Qui ci prendiamo a suoni. I Mamelucchi sono stati schiacciati su due fronti da ottomani e da impero etiope. Il problema è che se iniziamo a confinare con gli ottomani ci distruggono. Quindi io devo fare subito una cosa, diplomatic, vedere. Per gli ottomani cosa considerano. No, sì, l'Etiopia. No, 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 no. Non ci siamo proprio capiti. Ecco, diplomazia. Show opinions of Ottomans. Frega niente. Show diplomatic feedback. Ok. Gli ottomani vogliono Suakin. Vuol dire che se io prendo Suakin, gli ottomani mi dichiarano guerra, quindi devo arrivare fino a Beja, Berber, Dongola, basta. Non posso permettermi di fare altre stronzate. Ok, Aswan è caduta, vediamo se riesco a prendere quello che voglio. Fino qui? No, non me la danno. Beja me la danno. Ok, scendi me la danno. Alodia me la conquisto da solo. E magari la vassallizzo così uso poi. Faccio diplo feeding. E va bene, dai. Va bene così, dai. Intanto siamo riusciti a menarli un pochino questi ottomani. Che non è mai una brutta idea. Questi ottomani, scusate, questi Mamelucchi. E quindi Yemen, vabbè. Sue for peace. Adesso, appena possibile, la facciamo. Qui no, ma qui posso prendere quello che voglio. E poi voglio anche le war reparation, ovviamente. Boom. Perfetto. No, devo farne altre? Rimuovi l'odio dalla mappa? Sì, buona idea.
Siamo in tregua con i Mamelucchi, ma non con noi, e quindi dichiara guerra. Prendi Soba. E andiamo avanti. Tosto, eh? Tosto questo impero etiope. 1548, mezza rabbia, corno d'Africa. Ajoran presto sarà integrato. Velocizzo tantissimo così riusciamo a vederlo. Make core anche qui ad Asir, bene. Sapete che... Vabbè, adesso abbiamo le nuove province ovviamente. Non ce la farò mai ad avere la religiosity a 100%, no? Però le cose stanno andando benone. Sì, il fatto di avere Alodia come vassallo poi dà modo di avere tutti i core di Alodia. Tanto religiosity 75, questo è male, ma... Proprio perché ci serviva un nuovo vassallo. Perfetto, quindi iniziamo a migliorare le relazioni con loro. E ecco qui come appare adesso l'Etiopia. Molto estesa, molto potente, decisamente. Nona per punteggio. Prossimo obiettivo? Ah, rimuovere l'Odia dalla mappa. Bella cazzata che ho fatto. No, non la posso rimuovere dalla mappa. La terrò per un bel pezzo. Però, Culverin Pedrero, Mossi Cavalry, perfetto. Abyssinian Barded Cavalry, forse è meglio. Ma la cosa importante è che adesso Ludia ha tutta questa serie di claim già pronti, per cui il prossimo guerra con i Mamelucchi integro loro e non perdo tempo con i punti amministrativi. Io adesso praticamente devo semplicemente stare molto attento agli ottomani. E a quello che vogliono. Però fino ad ora gli ottomani non vogliono niente che io possiedo. Quindi posso ancora attaccare Shamar, per esempio. Però è alleata degli ottomani, no, non si può. A questo punto inizia a essere molto interessante l'idea di scendere a sud. A parte che bisognerebbe conquistare anche Mogadiscio. E forse lo faremo nel prossimo episodio. Anzi, senza il forse, lo faremo. Però adesso ormai è il 1 gennaio 1550, quindi anche numericamente siamo perfetti per dire ragazzi, grazie per aver guardato questo episodio, mettete un pollice in su, noi ci vediamo molto presto, alla prossima.